Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Kevin Udrocky 50 e oggi andremo a evolvere i miei personaggi del Revival 5 stelle a fare lo scout delle armi. Cominciamo. Volevo salutare Linda Pilota 85 che voleva essere salutata. Adesso ragazzi è uscito il Revival, quindi adesso andremo a evolvere i miei personaggi. Kirito ordina scale Rain per ora. Alice versione 2 la evolverò più tardi, cioè più avanti intendo. Perché io a Kirito di la scheda ci sono affezionato e Rain è davvero potentissima. Alice è forte, però voglio evolvere Kirito. Allora, bisogna usare 10 record 10, sì, che è record crystal, 10 upgrade crystal. Dai, su, vediamo come diventa. Bellissimo. Ok. Combination con i non element, perfetto. Aumentato bene, dai, 700 di vita. E poi, vabbè, vi metterò la foto a fianco. Poi adesso evolveremo Rain a 5. Scusate ragazzi, ma la tosse ancora non mi è passata. Però dai, mi passerà. Spero che arrivi a 20.000 di vita in battaglia, intendo, eh. Qua credo che arriverà a 18.000 e qualcosa. Dai, su, usiamole per Rain. Perfetto. Si è aumentata bene. Se trovassi la sua arma sarebbe perfetto. Ok. Adesso andiamo a fare lo scout delle armi. Spero di trovare l'arma di Kirito o di Rain. Di Kirito ce l'ho già la Heroic, ma trovare la più 1 non mi dispiacerebbe. Ok. Dai, forza, cominciamo. Speriamo di trovare qualcosa. Ne farò solo 11. Poi in un altro video ne farò altre 11. Se sì, tanto ce n'è di tempo, dai. Cominciamo subito, forza, via. Allora, vi ricordo che il colore dello spigno non vale niente, 3 stelle minimo. Ok, uno stocco. Vediamo. Vediamo. Spero non sia 2 stelle. 3 stelle. Dai. Ah, peccato. Comunque come dicevo non c'entra nulla, quindi può uscire in ogni momento. 3 stelle minimo. Dai, forza. 4 stelle. Ah. Almeno spero una 4 stelle, spero io, dai. 2 stelle. 3 stelle. Dai, forza. Ah. Due stelle minimo. Ecco, 2 stelle infatti. Dai, su, un bello scrigno rosso, anche se non c'è più il colore. Rosso perfetto. Dai, su. Sì, la doppia spada di Rain, grandissimo, meno male, finalmente. Sì, la doppia spada di Rain, grandissimo, meno male, finalmente. Finalmente un'arma che voglio io, meno male. Ora sì che ci si diverte. Vi faccio vedere l'upgrade, poi che faccio dopo. La Dark Repulsor e Lucidator sono forti, ma quelle. Ma non c'hanno paragone con queste 2 spade nuove di Rain. 3 stelle minimo. Se ne esce un'altra sarebbe il massimo. Tipo la Heroic di Kirito. Sarebbe proprio il massimo, sarebbe, guarda. 2 stelle. Un fucile. Credo che questo sia l'ultimo. Forse. 2 stelle minimo. Non mi uscirà mai un'altra 4 stelle, infatti. Ma va bene, mi va benissimo. Che bella spada. Che bella doppia spada. Perfetto. Ora andiamo subito. Ah ragazzi, vi ricordo che ho pochi cristalli, non so manco se posso fare l'upgrade subito con lei. Aspetta, sì, aggiungiamo slot, Kissen. Prendiamoci la R4 attualmente e andiamo qui. Spero che non mi dica di aumentare l'attacco, se no mi toccherà aspettare.
Oh no, mi sa che non ce la faccio. Sì, ce la faccio di pelo, ce la faccio. Perfetto, meno male. C'ho davvero pochissimi cristalli attacco, li ho usati tutti. Devo farmare dopo, infatti. Ok. Perfetto. Non potevo uscirmi di meglio, ragazzi. Guarda, veramente sono contentissimo. Andiamo da Rain e andiamo subito a provarla. Cioè, vi faccio vedere solo i valori per ora. Mamma mia, che potenza. 700 di attacco in più e 500 di critico in più circa. Mamma mia, che potenza. Arriva quasi all'attacco di Kirito. Non potevo sperare in meglio, guarda. Ragazzi, sono contentissimo. Ok, ragazzi, il video si conclude qui. Sono stato davvero fortunato, dai. Ho trovato l'arma di Rain. Era quella che volevo di più. Non ve lo dicevo, non ve l'ho detto all'inizio, ma era quella che volevo di più di Rain. Tanto l'eroe di Kirito ce l'ho già, quindi i 10 MP in meno ce li ha lo stesso. Comunque, ragazzi, mettete un bel pollice in su se vi è piaciuto. E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ditemi voi se avete fatto il revival o le armi. Nel caso, ditemi cosa avete trovato. Attivate la campanella delle notifiche, così vi arriva la notifica di ogni volta che faccio un nuovo video. E ci vediamo alla prossima. Ciao!